Ebbene, quest'oggi non partiremo in pigiama. È già un cambiamento abbastanza interessante rispetto a quello a cui siamo abituati. Ora nelle nostre stanze abbiamo un guardaroba e ci siamo potuti abbindare. Abbindare? Non so che termine sia. Agghindare forse era quello che volevo dire. Un poco meglio. Ma mi hanno detto che c'è una missione interessante al tavolo di guerra e potrebbe essere il caso di andare a controllarla. Ma se non erro, c'era anche un'altra missioncina che potevamo controllare riguardo la recente discesa che abbiamo avuto. Gli esploratori dell'Inquisizione che supportano la Legione dei Morti alle rovine del Taig Eidrun non hanno You alcuna styled notizia. your hair that way for ages now, Leliana. Sto parlando. Why don't we do something new with it? I'm used to the way it is. What about Sì. our commander? He does something with his hair already. No, it does look very nice today. I don't. Vogliamo smettere di You parlare mean di it just gets that way on capigliature? his own? Not entirely. Addio ragazzi. Su, cose serie. Non hanno alcuna notizia del modellatore Valta. Di recente, tuttavia, un grido misterioso è risuonato nelle caverne del Titano, così potente da essere udito perfino al montacarichi minerario più vicino alla superficie. Nessuno sa dire da dove provenisse, ma di sicuro non apparteneva né a una bestia né a un proloscura. Forse si tratta del modellatore Valta che sta cercando di ricontattare il suo popolo, e in tal caso potrebbe aver bisogno d'aiuto. Allora, vediamo un po'. Considerata la pericolosità della zona, una piccola squadra di ricognizione sarebbe l'ideale per cercare il modellatore Valta, senza attirare troppa attenzione. Oppure un'operazione congiunta dell'Inquisizione e della Legione dei Morti? Oppure sia meglio lasciare questa patata bollente a Orzammar? No, mi piace l'approccio di Liliana. Le Inquisitor. ricerche condotte nelle caverne del Titano, fino all'ultima posizione nota del modellatore Valta, hanno trovato solo qualche assembramento di Shabri Tol, tutti eliminati con relativa rapidità. Valta sembra essere svanita nelle zone più profonde del Titano, ma la sua non è l'unica sparizione misteriosa. Anche le spoglie del tenente Ren sono scomparse. Ah! Nessuno sa chi abbia profanato la sua tomba e sottratto il suo cadavere, né tantomeno perché. Ogni modo, nelle caverne del Titano non si sono udite altre grida. Infine, gli esploratori dell'Inquisizione segnalano che la galleria per la fonte non esiste più. Qualsiasi tentativo di scavare la nuda parete di roccia che si è formata sul posto si è concluso con un nulla di fatto. E parecchi attrezzi rotti. I genieri raccomandano con insistenza di lasciar perdere. Interessante. Andiamo oltre comunque. Prendi parte al Sacro Concilio. E andremo avanti di 2 anni a quanto pare. Dopo la morte di Corifius e con la minaccia degli Squarch e dei demoni dell'oblio sempre meno incombente, l'Orlé e il Ferelden hanno iniziato a porsi domande sul futuro dell'Inquisizione. La divina Victoria ha promesso di difenderla da ogni ingerenza politica, il più a lungo possibile. La sua intenzione è quella di indire il Sacro Concilio, che sarà l'occasione per definire il ruolo, se non il destino stesso, dell'Inquisizione. E pare che l'unico nostro approccio possa essere diplomatico. La Divina Vittoria darà inizio al Sacro Concilio solo su tua conferma, Inquisitore. Direi di confermare. Il Sacro Concilio si terrà presso il Palazzo d'Inverno, fuori Alam Shiral, grazie alle trattative condotte dalla Divina Vittoria con gli ambasciatori. Siamo pronti a partire quando lo desideri. Ok. Vogliamo andare verso il Sacro Concilio? Direi di sì. Siamo tornati in rosso. Another parade, another bloody negotiation. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Ah, Why did ascolta la Divine saggezza Victoria diplomatica. call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Dobbiamo ufficializzare la Orlais nostra would control posizione. us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Oh, stanno cercando di far maritare Cullen. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Addirittura?
immaginavo più, diciamo, riconoscenti. Quanto poi la riconoscenza è molto limitata nel tempo. Certe cose non cambiano. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the exalted plains. The Dales are finally recovering. Mi fa molto piacere. Come sarebbe anche ora. Sono grato che stia aiutando. Corypheus left a great deal of damage for us to repair. I appreciate your efforts. And I yours, your worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. Quindi la parte più delicata, a quanto abbiamo capito, il Ferelden è quello che vorrebbe del tutto farci sciogliere. Volete dire Liliana? Beh, giustamente ormai il suo nome è Divina Victoria, quindi non mi sembra il caso di andare a cercare di essere informale, soprattutto ora che siamo qui. How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria is proving to be a woman that few dare to disagree with. Guarda con che faccia triste ce lo she dice. Has already won concessions for the Inquisition. You are fortunate to have her support. Direi che sia il caso di incontrarla, ma non so se ci possiamo andare adesso che sta parlando con l'ambasciatore del Ferelden. Vediamo. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, your worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Olay. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Cyril. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Approfondiamo un attimo. The Imperium sent an ambassador? Yes, your worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. Dorian. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, your worship. Myself included. Questo ti fa onore. I will have to make my apology somewhere public. He will want an audience for his reaction. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras, for one. I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Renier. Enjoy time with them while you can, your worship. I doubt you will have a chance once the Exalted Council is underway. Va bene, Giselle. Grazie di tutto. Thank you, Mother Giselle. Your worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Olay sees its power as another feather in a chevalier's helmet. Non mi piacciono moltissimo nessuno what dei due. What do you wish to do with the Inquisition? No, non svaniremo nulla, ormai possiamo fare la differenza e qui non mi sento di lasciare tutto nelle mani dell'Orle e del Ferelden, per niente. The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations to come. Make a watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. A presto, arrivederci.
Parla con l'ambasciatore orlesiano, parla con l'ambasciatore fereldiano, incontra i vecchi amici. Ok, questo posto me lo ricordo come un punto molto difficile dove riuscire a essere diplomatici. Ma mi ricordo anche che c'erano delle porte. Qui ci si potevano mettere tipo cervi. Non mi ricordo che oggetti fossero. Comunque sia, abbiamo un bel po' di vecchi amici da incontrare a quanto pare. E qui abbiamo un punto interrogativo. Ok. Oh, abbiamo già Varric qua. Passiamo prima da Varric. Voglio chiaramente parlare con i nostri vecchi amici. Sono passati 2 anni. Chissà cosa hanno fatto in tutto questo tempo. The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the City Guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you? Disturbo, caro Varric? Am I interrupting something important? Yes. Which is perfect, because Bran here needed a break. This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount. Provisional Viscount. Of Kirkwall. Ah. Adesso ti consegna la posta. No, sono più interessato a sapere perché fino a poco tempo fa. And what are you doing now? I have resumed my post as Seneschal now that Master Tethras has been elected Viscount. You're the Viscount of Kirkwall now? Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? Meno male che l'hai capito. It turns out you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. Ma penso che andrei comunque bene. That's fantastic. You'll make an excellent Viscount. I think the nobility figured, after Dumar and Perrin, what's the worst that could happen if we put the dwarf in charge? They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. Che senso, it's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Ah. Congratulations. You're a Compt now. Whoa. You can't actually do that without... Too late. Already did it. You should stop by Hightown sometime to see your estate. It's pretty nice. For Kirkwall, anyway. Abbiamo una tenuta. Property disposition of empty estates is supposed to... You were leaving us to talk, remember? Sì, pare che proprio troppo... diciamo, attento alla burocrazia. Beh, non so che dire veramente, non me l'aspettavo. This is possibly too much, Varric. I don't know what to say. That's nothing. Practically nothing. Don't mention it. Oh, that reminds me. It's the key to the city. You can't give that away without approval from the council and a special Oddio. ceremony. It's just symbolic anyway. It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? That is so much better than I thought. Ah, non posso accettare, dai. Non posso. You can't give me the actual key that closes Kirkwall's harbor. That's absurd. Finally, someone with sense. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, control of the harbor, I guess. Anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go back, though, right? I wouldn't miss it. Assolutamente. Don't bet any public buildings this Altri time. edifici pubblici. Varric, Varric. Va bene. Continuiamo, ragazzi. Immagino che questo episodio sarà un po' di chiacchiere, ma io non posso non sentire. Oh, c'è un mercante. Comunque, dicevo, non posso non aggiornarmi dopo 2 anni che non vediamo i nostri amici. Per cui se dovrà essere un episodio di chiacchiere. Oh, un bardo? Qualche canzone nuova? No, Alice è colma. Facciamo le cose con ordine. Tanto non scappano. Anzi, qui Blackwall non è più Blackwall.
E abbiamo qualcosa da leggere? Blackwall, gli ultimi anni. Inquisitore, spero che tu stia bene. Chiedo perdono per la mia assenza prolungata. Ho rintracciato un altro membro della mia vecchia compagnia e ti sto scrivendo da Kirkwall, dove ora egli risiede. Io lo conoscevo come soldato semplice Nikolaus Lori, ma ora si fa chiamare Klaus. Diversamente da molti degli uomini che ho tradito, Klaus è riuscito a rifarsi una vita senza darsi al crimine. Certo, questo non riduce la gravità delle mie azioni, ma è stato piacevole vedere che almeno una vita non è stata completamente rovinata da ciò che ho fatto. Klaus è sposato con una donna adorabile, i due gestiscono una piccola panetteria. Non ci è voluto molto perché mi riconoscesse, al che mi ha tirato contro due tortine di carne, appena sfornati. Per mia fortuna li ho schivati. Gli ho presentato le mie scuse anche dopo mesi di ricerca e dopo aver fatto ammenda, non è stato facile. Klaus è rimasto ad ascoltarmi. Alla fine siamo andati a farci una birra all'impiccato. Dovrei essere di ritorno entro fine mese, grazie per avermi concesso questo tempo, Inquisitore. Cordialmente, Tom Rainier. Coltelli da lancio. Fashionably late. I thought you weren't gonna show. Mm. I gave you my word we would talk, and I never break my word. Easy there. I was just teasing. C'hai ragione, c'hai ragione. So tell me everything that happened while I was away. And after the betrayal and what I put those men through, my sorries were worth about as much as shit. Quanti pugni ti sei beccato? Domanda interessante. How many people hit you? I lost count at 12, but I could take a punch. They needed to know that there's a way to come back from anything. And I wanted to help them if I could. I thought going up there on the gallows was difficult. This was worse. 100 times worse. Capisco. Anyway, it's nice to be back. Though I'm not sure what to think of this council. No matter what, you know you can always count on my sword arm and my friendship. È una cosa che fa molto piacere. Non hai una grande mira, fammi provare, dai. Your aim is atrocious. I'm embarrassed for you. Think you can do better? Forse. È finita così? Inquisitor. Penso proprio di sì. Penso di sì. Ora, qui c'era un negozio, giusto? Questi stanno facendo cose sconce. Salve, mercante. Non può interagire in alcun modo con me? Ci sono vari... Ah, c'è di tutto! Cosa c'è qui? Oh, 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 oh. Croccantini costosi. Va bene, qui ci sono... Ah... Fauci avvolgenti? Cosa? Ah, uno spadone. E... Qui mi sa che ci sia roba forte, ragazzi. E tanto non ho più i soldi che avevo un tempo. Vitar e Felandris. Che roba è? Rassegna punti abilità pure il qua. Sangue di drago puro infiniti. Ci possiamo fare infinite rune abbastanza potenti, fra l'altro, qua. Ah. Indietro. Quindi lì c'era quella specie di spadone. E qui che abbiamo? Materiali? Osso di drago infinito qua. E costa pure poco. Ma dimmi te. Va bene. E nient'altro. E qui che abbiamo? Le pelli. Sempre con roba di drago, chiaramente. E non c'è... Questi che sono progetti? No, ah, questa è pelle, l'altro era tessuti. Sono confuso, sì.
Però quindi di armi e armature niente. Però abbiamo tutti i materiali per craftare. A meno che non mi sia perso qualcosa. Piante. Hanno anche le piante rare. No, davvero. Mi sarebbe stato molto utile questo posto ad avercelo avuto qualche anno fa, a quanto pare. Va bene, comunque niente armature o armi. Mi piace questa canzone. Cool. Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Did you know that a merchant in the courtyard is selling gemstones the same color as your eyes? What an odd thing to say. I must see this for myself. Un modo carino per togliercelo di mezzo. Grazie. I appreciate the help getting him elsewhere. I still don't understand Orlesians and their masks, but it makes him happy. And I needed the table. For breadcrumbs? Birds like breadcrumbs. Giusto. Intanto il bardo si è seduto. Ok. Oh, Cole, good day. I didn't see you there. But I saw you. As lovely as your songs. Ah, scusa. No, ma che non l'hai manovrata? No, dai, sono felice per voi se... pare stiano insieme, credo. I'm pleased for both of you. The world has ample pain, Inquisitor. The kindness found in Cole is rare indeed. Her songs bring happiness to those who hear, and I can make her happy in return. No, sono davvero felice per voi. Well, carry on. Complimenti, ragazzi. Scoperto il corno dorato. Quindi Blackpool, Cole. Qui, dov'è Cassandra? Ecco, ora passiamo un attimo qua. E poi sentirei anche... oh, Nug dorato. Ma questo è sempre per sincronizzare i collezionabili. No, già li ho sincronizzati a casa. Ah, qui abbiamo anche i tavoli di crafting e tutto quanto. Sembra una base piuttosto stabile questa, quindi. Cosa abbiamo qui? Qui dove? Di qua. Un altro osso. Non so a cosa servono questi cani a forma d'osso, realizzati con uno stampo. Con un retrogusto di prosciutto, a quanto ho capito. Non so cosa ci potranno servire, ma... ok. Ok, qui abbiamo un po' di note sui vari ospiti. E... oh, un altro capitolo del libro di Varric. 17° capitolo. Ora, potenzia pozioni o equipaggia pozioni? Visto che siamo qui, io se mi ricordo... esatto, avevo delle pozioni da fare. Bene, detto tutto ciò, vediamo Cassandrina che dice. My love. Oh. Ehi, che c'è? Is everything all right? Yes. Well, I wanted to speak with you, and now you're here. Mi sembra un ottimo inizio. Sembri preoccupata. È inutile puntualizzare l'ovvio. No, sì, puntualizziamo l'ovvio. Voglio che si rilassi. This seems serious. It's not about me. It's about you. Cioè? Maybe you should sit. Addirittura? I can stand. Maybe I should sit. Oddio. Comunque dice che non riguarda te, quindi non sei incinta. Quindi cos'è successo? The last 3 years have been a joy. I cannot have asked for more love or a better friend. But to take such a drastic step, despite all the consequences or how it would appear, I fear what it might do to us.
Do you not feel the same? Non ti seguo. Davvero, non ti seguo. Sarà perché mi sono perso gli ultimi 3 anni? I really can't imagine what you mean. Oh, I'm talking about marriage. Marriage? Yes, marriage. You are here to propose, are you not? Oddio. You're not here to propose. Oddio, no. I am going to kill Varric. Why do I believe everything he says? Why? Però potrebbe... Cioè, nel senso, io vorrei sposarti, onestamente. Now that you've brought it up, maybe we should get married. Perhaps one day. It will be a truly romantic proposal, and I will act very surprised. What comes next will not be easy for either of us, but you do not have to fight for me. Beh, so che ti sai difendere da sola. I am not going anywhere, not even if the Maker himself tries to stop me. Believe that. That is all I meant to say. Ti credo, amore mio. E non possiamo neanche dargli un bacio, scusa. Ferme tutto. Un bacio a Cassandra? How did Varric, of all people, become the Viscount of Kirkwall? A mystery for the ages. Va bene, niente bacio alla nostra amata, dovremo procedere oltre. Ora, chi abbiamo? Questi punti sono... anche qui abbiamo il guardaroba. E vediamo, vediamo, vediamo. Qui c'era Cole... Toro di ferro? Chissà se sta anche con tutto il resto della compagnia. Allora, immagino fosse qui dentro in realtà. Il corno dorato. Sì, pare non essere venuto da solo. Ok, c'è anche Sera. Il toro al bancone sta. Worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. Perché? Oh no, ci sto. I'm looking forward to seeing where this goes. It's for his birthday. I'll see what I can do, Krem. All right, here he comes. Just keep him talking. He loves talking. Hey, boss. E anche bere. Good to see you. Quanto mi piace combattere, basta mi arrendo. Quanto darei per uno squarcio. Oddio, no, neanche per scherzare. Parliamo del combattimento. You know what, Bull? I really like hitting things. I know, right? We have the best job. vabbè, diciamo quanto darei per uno squarcio. It's good to see that the veil has largely healed, now that most of the major rifts are closed. You might think otherwise, but the veil isn't technically a physical barrier. It's more like a magical vibration that repels the fae. Penso gli interessi molto poco. Mm. No, posso soltanto arrendermi. Dai, no. Non volevo che scoprisse. Oh no. Oh, I'm sorry, I can't do this. Sure you can. They must have that thing almost across. No, ma già lo sapeva. Now, right? Ben Hasrath, remember? Sì, sei una spia. Surprise! Happy birthday, chief! Oh, you guys! You got me! Sei proprio pessimo a mentire, comunque. Comunque, buon compleanno, Toro. Davvero buon compleanno. Le cose di Sera. Ho perso un altro libro, devo smettere di lasciarli in giro. Di seguito c'era un'annotazione di Sera. Ci sono anche diversi schizzi di Skyhold realizzati con tratto impeccabile.
Ci si muove ancora, meno cose e più oggetti, oggetti di persone. Troppi valvatte da pesca, nome meno stupido, Orlé. Anche Jenny è arrivata, non c'è la preoccupazione. Segno di un pugno guantato che impugna uno strano simbolo e colpisce al volto uno chevalier. Il simbolo è rosso e profuma di fragola. Ok. Di nuovo in viaggio sempre. Siamo già stati qui, siamo dappertutto. Di nuovo al palazzo d'inverno? Non mi piace. Preparo le api. Scommetto con Varric che siamo nei guai. Cancellato. Varric non vuole scommettere. Merda. Cullen c'è stato. A 10. Tutti sembrano stanchi, vecchi e grassi. Ho trovato chi ha ristretto i miei abiti di Skyhold. Cancellato. Cazzo. Non voglio dire che la mano del capo dell'Inquisizione sia messa male. È messa molto male. Ma Pisciasotto è qui? Perché deve andare in un posto dove non c'è Pisciasotto? Perché devo andare? Segno delle sagome di sera e Dagna davanti a un'esplosione. Api, api che esplodono. Furia e palazzo, non dormirà nessuno. Gli abbracci di Rainier sono peggiori di quelli di Blackwall, per non parlare della barba. Josie sta bene qui. Cassandra deve prendere a pugno qualcosa o finirà per esplodere. Tutti quanti? Non chiamano mai tutti quanti. Liliana sa qualcosa, lo sapevo. L'Inquisizione è nei guai. Così tante parole per non dire niente, come nei libri di Varric. Spero che si decidano un giorno. Cassandra ha bisogno di sicurezze. Ah. È lei che ha detto di aspettare, però. Sera, dici qualcosa. Here's you and everyone. Glad to be back all stuffed together. With the pressure full on. Again. Don't worry, Herald of Everywhere. I came prepared. I know what everyone needs. Qualche scherzo? A me sta bene stavolta. Just like best times. No! Ma che è davvero? Stiamo a cocci. I expected a roof. Davvero? It's early. Anyway, that was a good run. It's all been a good run. I needed that. And I need... You know it's ending, right? We can say it won't, but knobs in places like this. All they do is end things. Vero. They'll try a leash. Or worse. But maybe you aren't ready to quit just because some Lord Piddlebits is scared of us. Ho ancora molto da fare. No, anzi, se tu lei ha scoperto qualcosa... Is someone moving against us? Sure. Start with everyone, in effetti, everywhere. Domanda banale. Point is, sooner or sooner, all this changes. And you've helped me understand too much. So it's my turn to help you. See, I have these friends, and all of them were the wrong sort of whatever. Their place changed, or it never was. Che sono so together we made an us. Everyone needs an us. Jenny Arosa. And when the world is done saying no and calls you the wrong sort of whatever, maybe we can be that us for you. What do you think, Inquisitor? Want to run some rooftops as a Jenny? Oh. Ci sto cazzarola. Ma sì, senza fare gli domande. Ci sto. Well, all I have to say is call me Red Friggin' Jenny. Way too confusing. You'll get a city, one that rhymes with arse. Ma da. Oh, I should have said we needed a we instead of an us, because... Wait! Anus! Anus! No, anus. So stupid. To all my friends. Always and ever, Inquisitor. Always and ever. Sarah was never in the group. Creepy song is creepy. Oddio, fantastico. Va bene. Allora, con chi altro si deve parlare? Mi sto divertendo tantissimo. Abbiamo Josephine. Andiamo chiaramente a parlare con Josephine, tornando indietro, non di qua. Attenzione, giro. Era all'interno di... Cosa abbiamo qua? Un altro capitolo di Duro di una città superiore. Ok.
No, vorrei capire. Ah, tocca salire da dentro. Qui non mi pare ci siano. Oh! Che cacchio succede là? No, ok, comunque Josephine ci parliamo dopo perché dobbiamo entrare. Sì, è da dentro. Va bene, ci andiamo dopo da Josephine. Qui abbiamo un po' di cose di cui. No, Josephine, sai che ti dico? No, ma sti cavoli, ci vado adesso. Dopo ci allontaniamo. Guarda, Cole. Ormai, Sciuva femmine. Bravo, Cole, bravo, Cole. Ma voglio capire cosa sta succedendo là, visto che c'era una specie di emanazione magica. Qualcosa del genere. Questa è aperta, intanto. Quanto possiamo entrare? Il primo grande incantatore. Lotharin Ardoin. Interessante. Questo è un altro osso. So davvero a cosa servono questi croccantini. Ma ok. Immagino che li prenderemo finché stiamo qua. Ora, dovrei salire un'altra rampa di scale. Pardon, pardon, permesso, permesso, voglio dire, no? Così parlate. Ma non so cosa fosse quella luce che ho visto prima. Cosa abbiamo qui da leggere? Cole, gli ultimi anni. Inquisitore, il vostro suggerimento riguardo al giovane Cole si è rivelato eccellente. Egli mostra una straordinaria abilità nel rintracciare le persone scomparse. Quando delle forze ostili hanno bloccato dei nostri agenti spingendoci a temere per la loro vita, se ci fossimo avvicinati, Cole è stato... Mazza, la punteggiatura qui è andata veramente a farsi benedire. Spingendoci a temere per la loro vita, se ci fossimo avvicinati. Punto. Cole è stato capace di raggiungerli senza farsi scoprire, anche se non è stato altrettanto utile per quanto riguarda la raccolta di informazioni. Ho imparato a fidarmi del suo istinto per quanto riguarda le vere intenzioni di un bersaglio. Come da vostra richiesta, ho limitato la sua assistenza alle operazioni di salvataggio e agli attacchi contro forze chiaramente ostili. Qualunque sia la magia che alberga nella mente del giovane, non trarrebbe beneficio dai compiti meno piacevoli del nostro lavoro. Le sue affermazioni sulla mia famiglia, pur non essendo attinenti alla missione in corso, sono state molto apprezzate. Cordiali saluti, Charter. Josephine, negli ultimi anni. Mio caro inquisitore Trevelyan, il comandante Cullen ha passato in rassegna i soldati. Ho scritto talmente tante volte alla corte orlesiana, ricevendo risposte in egual numero, che i nostri piccioni viaggiatori in pratica oscurano il sole. Siamo pronti per il sacro concilio, per quanto si possa esserlo. So che l'ultimo anno è stato un susseguirsi di incontri formali, a molti dei quali ho preso parte di persona. Ora le alleanze e le amicizie che abbiamo così faticosamente costruito verranno sottoposte alla prova del fuoco. Se posso darti un consiglio, inquisitore, sorridi molto e ricordati che se abbiamo la loro attenzione è perché siamo una forza da non sottovalutare. Con rispetto, ambasciatrice Montilier. E lo sappiamo, Josephine, lo sappiamo. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Volentieri. Council becomes inescapable. Sempre comunque lei con questo, con la candela, è sempre stata fantastica. Most accommodating. We are, after all, here at their insistence. But the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Era in agenda. Tu non sai rilassarti, questo è vero. You're tense as a bowstring. I'm so very dreadful at this. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. Lascio fare Cassandra. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you've worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Questo è vero. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. With all that's been happening, I promised myself a single evening out.
I'd very much like to go with Se Cassandra non si offende, va bene. È molto poco carino chiedere cosa faremo di preciso. Molto volentieri. Per un'amica ci sono. Thank you for thinking of me. I'd be delighted to attend. Splendid. I will arrange things at once. Anche perché anche a Josephine serve un po' di relax. We have earned at least a few moments of rest. Vero. A calm night out sounds... Yeah. Oh, bravo! Bravo! Non ci ho capito niente. Was the woman in gold playing a king? Who was the man in feathers? Oh, it's all very simple. The first actor's mask is determined by... well, I will lend you the program. Grazie. Guide. But tell me, did you enjoy the performance? Mentiamo spudoratamente? No, ok, non mentiamo, ma diciamo che siamo felici che sia piaciuta a lei. What I really enjoyed was seeing you put your duties aside for a change. I truly did. Thank you for coming. It's been too long since I just spent an evening doing nothing. Here's to nothing. May it happen to us more often in the future. Oh, look! The encore signal! Oddio! La nostra faccia! Va bene. Ok. Ora, non ci dovrebbero mancare troppi amici da rincontrare. Come minimo ci manca Dorian. E abbiamo Vivienne, ecco perché non la stavo considerando, perché non è mia amica, molto semplicemente. Ma Dorian penso sia uno delle missioni. Duca. No. Non avevamo Dorian da nessuna parte? Forse col fatto che è anche lui un ambasciatore non lo possiamo incontrare adesso? No, pare di no. Va bene, andiamo a parlare con Cullen. Guardalo che gioca col mappario. Ah, ecco a che servivano quegli ossi, forse. You there! You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. Ma dai, su. Lascialo divertire. Guarda quanto è grosso quel mappario. You found a dog? They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. No, infatti, maledetto bastardo. Poor boy. Well, he seems happy now. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. Portalo con noi. You could take him to Ferelden sometime. He should know where he came from. I did promise my sister a visit. She might try to spoil you. Remember who you report to. Già sa, sta a godere lui, ha solo l'idea. The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. Neanche io. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support in whatever form you require. Sono semplicemente grato. I can't imagine the Inquisition without you. I'm honored, and likewise, Inquisitor. Ma io ho dei croccantini per questo bel cane. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Già li ho trovati un po'. Posso riparlarti per darti dei croccantini? We have a ways to go yet. No, eh? Posiziona. Ho preso costituzione 1 per... Ma che da veramente? Inquisitor? Più 1 costituzione per dei croccantini. Ok. Non ho più croccantini.
Il gazebo è disponibile per organizzare feste, ma le somme pagate come deposito non verranno restituite in caso di inondazione, incendio o capriccio imperiale. Ok, non prenoterei mai da voi, questo è il sunto. E quindi sentiamo pure che ha da dire Vivienne. Che cosa ci stava là? Anello d'argento? Roba interessante. Permesso signori, scusate, sto per fare un bagno. Maschera rotta. Rinvenuto dentro una borsa di velluto, ciò che rimane è ricoperto da gioielli verdi e piume d'aquila. C'è un foglietto di carta, ma ho scritto provaci ancora. Molto strano. Molto strano. Un altro capitolo di tour di una città superiore, ok. E Vivienne. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? Non mi risultava. With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. Per me rosichi che non sei diventata la divina e basta. Mi verrebbe da essere brutale dire non amo le terme soltanto perché è Vivienne. Ma io amo le terme. That sounds like a fantastic idea. Of course it is, darling. That's the only kind I have. Mamma mia, però sempre modesta. What are the cheese wheels for? Che costume abbiamo? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Grazie. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. I hope things are well with you and Cassandra. Volete dettagli piccanti? No, va tutto bene, onestamente. Quello che poi c'è tra me e Cassandra nel privato sono affari nostri, ma non c'è bisogno di essere brutali nel dirglielo. Things are excellent. Thank you for asking. It's such a comfort to hear that at least one facet of your life hasn't fallen apart due to incompetence. Grazie. How do you think the conference will end? What do you think they'll decide? It's all foolish posturing. The nations of Thedas know they can only politely ask the Inquisition to be on its way. Anche perché non so che se in modo forzoso possono fare nulla. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. What Immagino. Happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Certo che è un costume abbastanza ridicolo il nostro. Ma quindi non c'era nient'altro che ci potesse dire la signorina Vivienne, oltre al fatto che siamo degli incompetenti? Inquisitor, did you need something? Pare di no. E qui a terra che c'erano dei salami, tipo? Sì, ma... Ok. Bene, abbiamo messo un po' di tempo in queste chiacchiere, ma penso proprio che andassero fatte. Ora cerchiamo di capire esattamente cosa dobbiamo fare qua giù.